Ognina, splendida località balneare a sud di Siracusa, caratterizzata da fondali trasparenti e scogliera, meta di tanti siracusani durante la bella stagione estiva, essendo una zona comoda e facilmente accessibile per chi vuole trascorrere una giornata al mare e soprattutto per chi non ama la sabbia e le spiagge affollate. Ognina, il suo mare, il caratteristico porto che accoglie i pescatori, la sua meravigliosa scogliera, un luogo che cattura. Se non fosse che in queste zone è frequente trovare tracce di involuzione umana, l'Homo incivilis. Come possiamo vedere dalle immagini, girate nella giornata di ieri, 4 febbraio 2020, l'Homo incivilis porta sul posto tutto ciò che gli serve per costruire il proprio loft a cielo aperto. Ben accatastati, possiamo notare spalliere di divano, pezzi di scaffali in plastica, cassette varie portaoggetti, cassetta per scarico water, lavandino per doppio servizio, mobilucci sempre da bagno e mensole, guaina nera per possibile copertura termoisolante, infissi per finestre e per finire rami di palme per lo spazio verde. Insomma, non manca proprio nulla per godersi lo splendido panorama balneare con il famoso isolotto di Ognina di sfondo e donarci così splendide cartoline. E di tutto questo non è certo colpa di chi amministra la città di Siracusa, ma solo dell'incoscienza di alcuni. Si va sempre più verso l'involuzione umana. L'Homo incivilis con tranquillità abbandona rifiuti in luoghi naturali, senza badare al gesto che compie e dove. Ormai è chiaro che l'essere umano è sempre più il responsabile della distruzione della propria razza e del mondo che ci ospita.